Ciao a tutti, il mio nome è Rosita, vi do il benvenuto all'angolo del crimine. La storia che voglio raccontarvi oggi è una storia di estremo disagio sociale. A volte durante la narrazione potreste avere la sensazione di sentirvi sopraffatti, perché di questa storia non si salva niente e nessuno. Oggi vi parlo della terribile vicenda di Paola Manchisi, una donna che ha smesso di vivere, seppur in vita, e capirete perché. Anno del Signore 2018. Prima ancora di entrare in casa, il tanfo di immondizia putrescente e l'odore pungente di muffa e fuliggine colpisce le narici con forza deflagrante. È tanto l'olezzo che chi entra in quell'appartamento comincia a boccheggiare in preda alla fame d'aria, mentre a fatica si fa strada lungo il corridoio, scansando bottiglie, oggetti, suppellettili e pile di giornali, per arrivare all'interno di una cucina lercia che sembra non aver visto l'acqua e il sapone da decenni. Per terra, in un piccolo cantuccio, in posizione fetale, su un pavimento ricoperto di cartoni unti e appiccicosi, c'è lei, scricciolo di 30 kg appena. Chi la trova ancora non lo sa, ma ha appena aperto la porta sul vero orrore, quello che si cela dentro le mura domestiche, al riparo da occhi indiscreti e forse indifferenti. Ci troviamo a Polignano a Mare, che ha dato i natali a Domenico Modugno, splendida perla del Mediterraneo che si affaccia sulla costa pugliese. Mare turchese, aria salmastra, cielo che splende, una brezza marina che ti accarezza nelle notti d'estate, facce felici, bambini al parco, sulla sabbia, giocare con paletta e secchiello. Un giorno, nel 2012, in questo angolo di paradiso, sbarca anche una troupe cinematografica. Da un camper scendono una donna bionda e bellissima e un uomo alto, bruno e dalla mascella prominente. In città è arrivato il cast di Beautiful. Brooke e Ridge, personaggi centrali della soap opera, alle prese con l'ennesimo matrimonio, stavolta nel magico scenario della costa pugliese. I due passeggiano per le vie della cittadina di mare con i loro sorrisi perfetti e quell'aria esotica che affascina e attrae. Tutto attorno delle transenne che delimitano il set. È un turbinio di foto, autografi, attese di ore sotto il sole. Ci sono tutti, grandi, anziani e piccini. Da questo scenario idilliaco, da questo entusiasmo collettivo, il viso di Paola, la sua figura, il suo modo di camminare, la sua voce, sono gli unici assenti. Le sue fattezze sono un ricordo lontano nell'immaginario dei suoi concittadini, una persona da rievocare ogni tanto, un pensiero che per molti arriva veloce e altrettanto velocemente se ne va. Ma te la ricordi Paola Manchisi? Già, ma che fine ha fatto, povera bambina? Torniamo indietro a quando Paola era una figura viva e presente nella comunità di Polignano. Paola nasce nella ridente cittadina in provincia di Bari nel 1987. Prima di due figli, mamma Anna Maria fa la casalinga, papà Saverio è bracciante agricolo. Con la famiglia vive in una casa nella zona vecchia della cittadina. Ha un viso pulito Paola, lunghi capelli neri con una frangia che per comodità decide di tenere un po' di lato fissata con una molletta. Lo sguardo buono di chi si affaccia al mondo con fiducia. Le sue giornate sono scandite dalla scuola al mattino, le faccende domestiche insieme alla mamma, la TV e le sue serie preferite, i compiti, e ogni tanto un gelato con Marlena, l'amica di sempre. La vita semplice di una qualunque... La vita semplice di una qualunque ragazza. Forse Paola è fin troppo buona e ingenua, il suo sguardo a volte tradisce un certo timore del mondo. È una che non fa rumore, che parla a bassa voce, che quasi evita di respirare per non dare fastidio, per non segnalare la sua presenza. I compagni di lei diranno questo, una ragazza tranquilla, un po' taciturna e che si era legata a pochissime amiche. Studia con profitto, è tra le più brave della sua classe e in effetti a lei la scuola piace davvero tanto. Le sue materie preferite sono matematica e scienze. Ordinata e compita, segue diligentemente le lezioni, prende appunti, fa i compiti. La volta che l'elementare e la maestra le mise un bravissima, Paola all'uscita di scuola si mise a saltare e a urlare di gioia. Piccole soddisfazioni di una bambina timida e buona e che, come le sue coetanee, cresce fino a diventare una bella ragazza. I capelli che da bambina portava a caschetto adesso le ricadono lunghi e lisci sulle spalle. Per la sua età è molto alta e forse per effetto di una crescita quasi repentina la sua figura si è assottigliata. Dopo le medie frequenta le scuole superiori a Monopoli, un paese vicino a Polignano. Tutto sembra andare bene, però mentre le amiche iniziano a scoprire le gioie e le pene d'amore, Paola si limita ad ascoltare, presenza silenziosa che non interagisce perché lei, con i ragazzi, è troppo timida e non ha mai avuto un fidanzatino.
Paolo frequenta il terzo anno. Al ritorno dalle vacanze natalizie, qualcosa in lei sembra cambiato. Il suo sguardo si è fatto spento e poi è tanto dimagrita. Ed esile Paola lo era già. La sua compagna Giusy, invece, si crucciava per il problema opposto. Si vedeva enorme. Vedere Paola così drasticamente dimagrita la incuriosisce e un giorno le chiede: «Ma Paola, ma come hai fatto a dimagrire in appena 2 settimane?» Ciò che le disse Paola la sconvolse. La ragazza le raccontò un fatto lieto avvenuto in famiglia: la nascita di una cuginetta. «Sapessi che carina e quanto è dolce, pensa il biberon di latte che prende così minuscolo che ho pensato che se bastava per lei sarebbe bastato anche per me, così magari torno bambina». Paola, una ragazza intelligente, studiosa, curiosa, ma con una paura matta di diventare grande, che pur di non crescere un giorno smette di nutrirsi a dovere, assumendo il quantitativo di cibo di un neonato. Le compagne di classe, preoccupate per lei, ne osservano le abitudini. Paola quasi mai fa ricreazione, quasi mai la vedi addentare una merendina. Le compagne cominciano a temere che fosse diventata anoressica. Ma non tutte sono così indulgenti. Altre, ahimè, la prendono di mira. Lei, così docile e inoffensiva, diventa oggetto di sfottò e presa in giro. E Paola si assottiglia sempre di più e soprattutto si fa sempre più silenziosa, quasi a volersi mimetizzare, a voler sparire. Un episodio più di tutti la traumatizza perché viene da una figura che per lei rappresenta l'autorevolezza e la solidità. Un insegnante ha nei suoi confronti un atteggiamento inspiegabile e un giorno la fa alzare, le mette una banana in bocca e le dice: «Quando i maiali gli si mette il cibo davanti, i maiali mangiano». Un episodio che traumatizza ulteriormente la povera Paola, che però resiste, stringe i denti e continua a studiare, la testa sempre più bassa, sempre più trasparente, sempre più invisibile. Quando dopo l'estate ricomincia la scuola, Paola però sembra essersi ripresa. Ha preso peso, le è tornato il sorriso, ma inesorabile si fa strada un isolamento sociale di cui a un certo punto perderà il controllo. Il quarto anno molte delle sue compagne festeggiano i 18 anni, lei come il resto della classe viene invitata, ma sono più i no che i sì, e alla fine decide di andare solo alla festa della compagna di banco Giusy. Una foto le ritrae insieme, Giusy raggiante e Paola che l'abbraccia affettuosa, con quel sorriso discreto, lo sguardo buono. Arriva poi il fatidico anno della maturità, un momento cruciale per tutti, Paola come sempre studia con profitto, ma un giorno tutto precipita. La docente di matematica entra in classe con un bel plico di fogli sotto il braccio. Finalmente ha riportato i compiti corretti di matematica di fine trimestre. E in classe volano i 3 e i 4. C'è chi si indispettisce, chi si preoccupa, chi se ne frega. Normale amministrazione. Anche Paola viene chiamata a ritirare il suo 9. Sì, Paola non si smentisce neanche questa volta. Soddisfatta, se ne torna al banco. Poi però scopre che una sua compagna aveva preso 9,5. Paola, contrariamente al suo carattere riflessivo e pacato, si infuria. Non ci sta. Quel mezzo punto in più per lei è intollerabile. Non era possibile che qualcuno avesse fatto meglio di lei. La scuola, il suo pallino, la cosa che le riusciva meglio, stava fallendo anche lì. E allora tanto valeva non andarci più a scuola. E Paola, da un giorno all'altro, abbandona gli studi a pochi mesi dal diploma, la cosa a cui teneva di più al mondo. Giusy, dopo un po' di giorni di assenza della compagna, la chiama. Paola le dice che ce l'ha rimasta male e Giusy, quasi a volerla sollevare, le dice: «Se ti può consolare, io ho preso 3, eppure non mi voglio ritirare». «Comunque, torno, solo qualche giorno di riposo, poi torno». Questo le promette Paola. Paola a scuola non ci tornerà mai più. Paola si chiude in casa e per 15 anni nessuno la rivedrà mai più. Il fenomeno degli adolescenti che si auto-isolano in casa è piuttosto frequente nei tempi più recenti. È un fenomeno che nasce in Giappone. I Kikomori li chiamano. Adolescenti che per una precisa scelta dovuta a fattori quale ansia sociale, depressione, paura del mondo, bullismo, decidono di negarsi alla socialità. Si chiudono nella loro camera e da lì esplorano le possibilità fornite dalla rete, giocano e socializzano tramite i social. Ma tutto quello che è interazione sociale dal vivo è completamente escluso. Anche in Italia il fenomeno è in forte crescita e si attesta che 100.000 giovani sono al momento in auto-isolamento sociale. È una cifra enorme, ma l'isolamento di contro stimola la fantasia. Molti ikikomori sono abili fumettisti o maghi del computer.
altri invece scrivono o dipingono. È il 2005 e Paola non ha internet a casa. La sua è una famiglia modesta, con pochi stimoli culturali, pochi libri, giusto quelli di testo, pochi grilli per la testa. I genitori sono instancabili lavoratori, testa bassa e lavorare. Paola ha solo la TV e davanti a quella si inebetisce. Si nega alla luce del sole, si nega all'aria fresca, al piacere di una pizza in compagnia. In pratica, si nega alla vita. Non è chiaro cosa accadesse in casa, come vivesse Paola, se davvero era una sua decisione oppure si era sentita costretta dalle circostanze. Per certo si sa che Paola, improvvisamente, sparisce dallo scenario tipico della sua routine quotidiana. Nessuno la vede più passare con il suo zaino pieno di libri, dirigersi verso il pullman che la porterà a scuola. Nessuno la vedrà più nella gelateria della piazza con l'amica Marlena. Nessuno la vedrà più andare a prendere il pane al panificio sotto casa. Come un interruttore che si spegne, Paola semplicemente sparisce di colpo. Inoltre, la ragazza si nega al telefono. Le amiche la chiamano in continuazione, ma Anna Maria, madre di Paola, non permette mai che la figlia prenda la chiamata. La conica dice «Paola non c'è» o «Paola è occupata», «Paola non può» tutte le volte. Marlena, che veniva a Polignano a Mare una volta al mese a trovare i parenti, ogni mese si presenta sotto casa di Paola e suona il citofono. Neanche una volta viene invitata a salire, mai una volta sente la voce dell'amica dirle qualcosa. Però, almeno all'inizio, Paola ogni tanto esce. È raro, ma succede. Marlena la vedrà per l'ultima volta passare sotto il suo balcone. È agosto, eppure la ragazza è coperta fino alle caviglie. Marlena la chiama, ma Paola non osa alzare lo sguardo e prosegue dritta per la sua strada. I giorni diventano settimane, le settimane mesi e i mesi anni. 10 anni in cui di Paola Manchisi nessuno saprà mai nulla. Tanto che a un certo punto anche le amiche si stancheranno di insistere. Ognuno farà la propria vita, chi prenderà una laurea, chi si sposerà, chi farà figli. E Paola? Tutti continuano a chiamarla la bambina perché è così che la sua immagine è cristallizzata nella mente di chi l'ha conosciuta. Eppure Paola è ormai una giovane donna di 28 anni che da 10 anni non vede anima viva. In 10 anni uscirà 3 volte. Una di queste un anno dopo il suo isolamento nel 2006 per andare al matrimonio di una sua cugina. E durante quella festa Paola si avvicina a una parente che, come è normale che sia, le chiede come sta. «Diciamo bene», le fa Paola, «anche se casa mia si tiene in piedi per miracolo». La ragazza si riferiva alle precarie condizioni delle mura completamente marce per l'umidità, al punto da lasciare intravedere le travi in ferro. «Quando piove», si lamenta Paola, «dobbiamo andare in giro con le bacinelle e a volte ci piove in testa lo stesso». Dopo quella volta nessuno la vedrà più. Da quel portone di quel palazzo vicino al municipio però escono regolarmente Lorenzo, fratello minore di Paola, che fa una vita assolutamente normale, lavora e frequenta gli amici, il padre, ormai in pensione che usa le stampelle per muoversi, e soprattutto la madre, Anna Maria, una donna forte dallo sguardo un po' duro, che cammina ingobbita per via di un problema alla schiena, ma spedita per le vie della città, col suo carrellino per la spesa. A chiunque le chieda di Paola, indispettita risponde «Paola sta bene, non vi prendete pensiero», chiudendo ogni possibilità di saperne di più. A prendersi pensiero però a un certo punto saranno i vicini dei Manchisi. Da quella casa infatti da qualche mese viene fuori un olezzo insopportabile e tutto ciò che entra in casa Manchisi poi non viene portato fuori, neanche sotto forma di rifiuti. La famiglia intera è affetta da un disturbo da accumulo compulsivo, una forma di DOC che comporta l'impossibilità di separarsi da oggetti, riviste, giornali, plastica, vetro. La loro casa in breve tempo si trasforma in una discarica piena di ciarpame, bottiglie di plastica, cartacce e ogni sorta di oggetto. Per i vicini quel tanfo è ormai intollerabile, ma non solo, la casa è preda di larve, insetti, scarafaggi e topi che entrano ed escono da quella casa indisturbati. I vicini fanno un esposto al comune. Qualche giorno dopo, una squadra di disinfestatori entra per la prima volta in casa Manchisi e si accorgono dello stato pietoso in cui versa la casa. Le mura sono nere di muffa, l'aria è totalmente insalubre. L'appartamento viene bonificato e viene effettuata la derattizzazione. Da quell'abitazione tirano fuori quintali di spazzatura da riempirci un camion. Ma ahimè, la situazione si ripresenta tale e quale dopo qualche tempo. Questo fa partire la macchina dei servizi sociali che, oltre a tentare di risolvere il problema dell'accumulo seriale dell'agibilità della casa, raccolgono le denunce dei vicini circa l'isolamento di Paola.
I vicini ai servizi sociali dicono che secondo loro la Paola non è che non voglia uscire, non la fanno uscire. E improvvisamente tutti sembrano volersi occupare di lei. Persino il medico curante, che è preoccupato per il suo stato di salute, le fa recapitare dei dolci molto nutrienti e sostanziosi fatti apposta per lei. Sì, perché quei pochi che sono riusciti a vederla in tutti quegli anni parlano di uno stato di deperimento fisico importante. Paola è magrissima, al limite della consunzione. Ma per il medico ogni tentativo di visitarla cadrà a vuoto, inoltre le sue attenzioni saranno ritenute troppo invadenti e il nome di Paola sparisce dal suo schedario. Dentro quella casa, a parte i familiari, non entra mai nessuno, neppure il sacerdote sollecitato dai fedeli che un giorno, munito di aspensorio e acqua santa, si presenterà per benedire la casa. Il prete viene gentilmente invitato ad andarsene. Anna Maria sembra irremovibile e inizia ad avvertire attorno a sé una certa pressione, specie dai servizi sociali che però, essendo Paola più che maggiorenne, possono fare ben poco. A tutti Anna Maria, con un disco rotto, ripete che Paola sta bene e che non esce perché non ha niente da fare. Qua in famiglia, dice, si esce solo se serve. Però Paola non vede neanche il suo medico. E non è una necessità fare una volta ogni tanto una passeggiata, prendere un gelato, mangiare una pizza, andare al mare, vivere. E poi a preoccupare i vicini sono le urla e i pianti che di tanto in tanto provengono da quella casa. Sono le urla di Paola, in preda a delle crisi di nervi. Quelle grida di aiuto travalicano le mura fragili e marcescenti di casa Manchisi e arrivano alle orecchie dei vicini, che preoccupati fanno esposti su esposti. Ma nulla accade. Tanto che alla fine tutti si arrendono. L'unica a non demordere e a bussare ogni volta che si trova a passare da Polignano è l'amica Marlena, che ormai vive altrove, ma di tanto in tanto torna, specie in estate, e come ogni volta si attacca al citofono di casa Manchisi. Sa benissimo che riceverà le solite scuse, ma non vuole arrendersi, suona e risuona, ma quel portone dal legno scrostato rimane chiuso. E il mondo di opportunità e libertà che si frappone fra quel portone e Paola rimangono fuori, lontano dalla sua portata. Poi però Marlena sente che deve fare qualcosa di concreto, non può più tollerare quella situazione e così un bel giorno chiama la redazione del programma Chi l'ha visto, che subito raccoglie la richiesta e manda una troupe a Polignano a Mare. Il giornalista intercetta i Manchisi sotto casa di ritorno dal fare la spesa. Il giornalista le fa presente che qualcuno ha segnalato loro che lì in quella casa ci viveva una ragazza di 31 anni che da 15 anni non usciva di casa. Anna Maria appare furiosa e con forza ribadisce che in quella casa va tutto bene, non c'è niente che non va in Paola e come una litania ripete «esce solo se c'è necessità, come è giusto che sia». E chiunque le abbia detto qualcosa di diverso le ha detto un mucchio di sciocchezze. Poi sbatte quel portone in legno scrostato in faccia al giornalista. Fine della storia. E invece no, perché la messa in onda di quel servizio spinge il sindaco a rimandare gli assistenti sociali, che si trovano di fronte l'ennesimo muro di gomma. I Manchisi si negano al citofono, stanno giorni e giorni rinchiusi dentro casa, le persiane chiuse, il telefono staccato. Nessuno per un po' li vedrà più in giro. Il comune li convoca tramite lettera, i genitori inaspettatamente si presentano all'appuntamento, ma i servizi sociali presentano la solita zuppa. Non abbiamo bisogno di aiuto, va tutto bene in casa, lasciateci in pace. I Manchisi si rivolgono a dei legali per diffidare sia i giornalisti di Chi l'ha visto che i servizi sociali. La troupe di Chi l'ha visto non demorde e torna a Polignano a Mare. Intervistano i vicini, le amiche di scuola di Paola, una cugina e le voci sono unanimi. Per tutti Paola è costretta a rimanere in casa per via delle sue condizioni fisiche precarie, a cui nessuno ha mai posto rimedio. Inoltre, secondo loro, la ragazza, per via delle sue frequenti crisi di nervi, viene spesso sedata. Una cugina poi chiamerà Paola al telefono. La ragazza inaspettatamente risponde. La voce di Paola appare strana, un po' impastata, ma ciò che lascia interdetti è che sia il tono che le cose che dice sembrano uscire dalla bocca di una bambina. Paola è tornata piccola come desiderava, come se la sua mente si fosse cristallizzata a 15 anni prima. Dopotutto, Paola ha mancato tutte le tappe della vita che rendono possibile il passaggio di una persona da ragazzina a persona adulta. La cugina la esorta a passare da casa e Paola, con la voce incerta, le dice «Sì, mo vediamo». Povera Paola, non riuscendo a dire di no, si aggrappa a una possibilità «Mo vediamo».
ma quel giorno non arriverà mai. Ma non tutti i parenti di Paola sono disposti a prestare il fianco a quella che ritengono un allarme ingiustificato. Un'anziana zia accorata dice al giornalista: «Ma se quella sta bene a casa sua, che problema c'è?» E una cugina al telefono dirà: «Tutto questo clamore non farà altro che farla sentire assediata e più preda dell'ansia sociale. Non le state facendo del bene». Paola, però, giornalisti o meno, non esce di casa da 15 anni. E poi, come si può stare bene in una casa fatiscente e insalubre, piena di topi e rifiuti? Il 4 dicembre 2017 gli assistenti sociali raggiungono il nuovo medico di Paola. Hanno bisogno di un confronto circa le condizioni della ragazza, ma il medico li sorprende e gli non ha proprio nulla da dire loro. Non sapeva neanche di averla fra i pazienti, pensate un po'. E allora fanno un ultimo tentativo e chiamano un numero fornito da Anna Maria. Al telefono risponde una donna che dice di essere Paola e che in maniera chiara afferma di stare bene e non avere bisogno di niente. Neanche un mese dopo, Paola uscirà da casa sua dentro un sacco portacadaveri. È la mattina del 6 gennaio 2018, quando i carabinieri della caserma di Polignano a Mare arriva una segnalazione dal 118. Una donna di 31 anni è stata trovata priva di vita all'interno di un'abitazione e gli anziani genitori hanno richiesto aiuto. Quella donna è Paola Manchisi. A chiamare il 118 non saranno però i genitori di Paola, bensì una cugina. La donna riceverà la chiamata della zia che le dice che Paola si era trascinata fino alla cucina e da lì, da ore, non si muoveva più. Toccandola, le dirà: «Mi sembra fredda». Pensate, i genitori di Paola, come estrema ratio, non avvisano i sanitari, ma una loro nipote, quasi come se temessero il mondo, temessero le istituzioni, temessero tutto quello che riguardava ciò che era esterno alla loro vita e alla loro famiglia. Torniamo quindi dentro quella cucina lercia, coperta fino al tetto da rifiuti, sacchetti contenenti altri sacchetti e oggetti accatastati ovunque. Su quel pavimento ricoperto di cartoni, dove indisturbati camminano scarafaggi e larve ed escrementi di topo, c'è un piumone maleodorante e sporco. Sotto, completamente nuda, in posizione fetale, c'è un cartoccetto di ossa con uno strato sottile di pelle sopra. Il corpo della povera Paola, di soli 31 anni. I capelli neri le coprono il viso, emaciato, dolcissimo, dall'espressione serena, nonostante tutto, come finalmente liberata da tanta sofferenza. Quel corpo lo sollevano come un fuscello, non pesa più di 30 kg. L'isolamento di Paola finalmente ha termine, sebbene nella maniera peggiore possibile. In paese la voce si diffonde subito, tra lo sgomento di alcuni e la rassegnazione di altri che non si aspettavano nulla di diverso. La vicenda diventa ben presto di dominio pubblico. Arrivano le TV e i giornalisti che, come avvoltoi, calano sulla cittadina interrogando tutti. Molti fuggono, tanti dicono e non dicono, altri alzano le spalle come a dire che se lo aspettavano. I parenti di Paola, le cugine, le zie si chiudono in un mutismo assoluto. L'autopsia sul corpo della giovane rivelerà che era morta di morte naturale in conseguenza di uno stato di consunzione e prostrazione fisica irreversibile. È morta di inedia, incuria e denutrizione. Ma l'esame autoptico rivela anche dei dettagli che io ho pensato a lungo se rivelarvi o no, e alla fine ho deciso che non lo faccio. Non mi sento di darvi queste informazioni, sono ovviamente disponibili sul web, quindi se volete, vostra responsabilità andare a vedere di che si parla. Sappiate solo che il corpo di Paola era ridotto davvero, davvero male. Forse inizialmente Paola ha davvero deciso di autorecludersi, ma poi a inchiodarla in quella casa sono state le sue condizioni fisiche precarie, il suo costante e inesorabile dimagrimento a cui nessuno sembrava saper porre rimedio. Se Paola avesse deciso di non voler uscire più, nessuno avrebbe avuto il diritto di contestare un atto di pura autodeterminazione. Avrebbe magari trovato un modo alternativo di espandere la propria mente, come succede agli hikikomori. Ma in quelle condizioni la sua volontà poteva prevalere sulla necessità di rimanere chiusa in casa. Dalle indagini emerge invece una realtà spaventosa che rende questa vicenda insopportabile sotto ogni punto di vista. Casa Manchisi, come già era stato appurato, versava in condizioni di scarsissima igiene e di totale abbandono. Le mura erano state letteralmente divorate dalla muffa. I pavimenti erano ricoperti di cartone e tappeti sporchi che servivano a renderlo più stabile, poiché dissestato.
Al centro della stanza, in corrispondenza di un pozzo luce, vi era un catino che serviva a raccogliere l'acqua piovana. La stanza che Paolo e Lorenzo condividevano senza finestre era anch'essa piena di muffa. Inoltre il letto dei due ragazzi era privo di lenzuola pulite e federe. Solo un materasso lercio, preda dell'umidità, e pieno di oggetti di ogni tipo. Come potevano mai dormire su quei letti? Secondo i sospetti dei carabinieri, su quel letto Paolo non ci dormiva da tempo. Anzi, sono propensi a pensare che da giorni Paolo dormisse proprio su quel giaciglio sul pavimento dove ha chiuso gli occhi per sempre. In seguito a quel sopralluogo, la procura di Bari ha aperto un fascicolo e indagato i familiari di Paolo, compreso il fratello, per abbandono di persona incapace con l'aggravante del decesso. Nell'atto di denuncia scritto dal PM della procura di Bari si legge che i tre indagati, genitori ed il fratello, avrebbero omesso di mettere in atto qualsivoglia condotta idonea a che la persona offesa ricevesse cure mediche, rifiutando in più occasioni tanto l'assistenza medica che quella psichiatrica in favore della medesima. Emerge inoltre un fatto. Paola aveva una gravissima forma di anoressia nervosa, tanto da non riuscire più ad assumere cibo, e proprio la mancata supervisione dei pasti da parte dei familiari ha comportato che il corpo di Paola lentamente si consumasse. I genitori si difendono da queste accuse. Paola stava bene, Paola mangiava, Paola rideva, Paola guardava la TV tutto il giorno. Crisi di nervi, ma no. Al limite ogni tanto bisticciava col fratello. E poi che cos'è sta storia che non usciva da 15 anni? Al massimo saranno stati 7. Mia figlia è morta per arresto cardiaco. Nessuno la maltrattava. La gente ci sta solo infamando. Due persone forse incapaci di accettare la pietosa realtà. Quella di una figlia che aveva bisogno d'aiuto, perché farlo avrebbe significato sprofondare negli abissi dell'orrore. Anche la cittadinanza è preda dei sensi di colpa. È una domanda aleggia nell'aria. Potevano fare di più per Paola i cittadini di Polignano? E i vicini? E le istituzioni hanno fatto davvero tutto quanto il loro potere per salvare quella creatura da una fine così orribile? Il processo contro i genitori di Paola è ancora in corso. Vi darò notizie dell'esito. A Paola vorrei dare un finale diverso, un finale di speranza. Me la voglio immaginare che, infuriata per quel 9, dopo un po' di giorni, ci ripensa, indossa il suo zaino ed esce da quel portone maledetto. Paola torna a scuola, si diploma, va all'università, i suoi genitori rimettono a posto la loro casa e, seppur sempre tanto timida e buona, riesce a vivere una vita felice e appagante, sempre con quel suo sguardo fiducioso nel mondo, un mondo che non può farle del male perché lei è forte. Questo è il finale che ti saresti meritata, Paola. E si conclude così il mio video. Magari per quelli che guardano assiduamente come me, chi l'ha visto, questo caso non è nuovo, però non ne ho sentito tanto parlare. Mi interessava ricordare la vita di Paola, perché sì, si parla tanto di reclusione, si parla tanto del fatto che vivesse in condizioni precarie, però di Paola io non ne ho mai sentito parlare veramente. Mi piaceva ricordarla, anche se ho dovuto per forza di cose rimandare alla sua vicenda, triste vicenda. Conoscevate il caso? Ditemi nei commenti cosa ne pensate. Io non so se i genitori hanno fino in fondo capito quello che stava accadendo, non so se le loro parole di difesa fossero dettate da ignoranza o dalla loro cultura, oppure erano dettate da una precisa intenzione di discolparsi da quella colpa. Bisogna anche contestualizzarle certe cose. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto, lasciatemi il like, vi prego, così il video gira, perché ultimamente i miei video non stanno girando a dovere, però va bene, credo sia l'estate che è un po' così, siamo tutti al mare, ci divertiamo, andiamo in giro e va bene così. Lasciatemi un like di supporto e iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, iscrivetevi anche alla pagina Instagram e a presto con una nuova storia crime, ciao!